Ben ritrovati con l'altra campana, ancora un approfondimento, ancora il nostro spazio eh, quotidiano dedicato al sociale, alla politica, alla cultura, insomma, ai fatti di Capitanata. Oggi il nostro ospite è il consigliere comunale eh, del gruppo civico Capitamata, Salvatore eh, De Martino, eh, a Buongiorno. Cavallo, si ritrova tra eh, le due sedute del Consiglio comunale, quella di ieri. Che è andata deserta ed era ampiamente previsto che eh, i numeri non ci sarebbero stati. E la seduta di eh, domani, eh, nella quale saranno eh, necessari soltanto 14 voti per far passare i punti all'ordine del giorno. In particolare, all'ordine del giorno, eh, domani c'è un assestamento di bilancio, quindi ancora una determina che afferisce alla questione economica finanziaria dell'ente, e poi c'è il piano del Salice. De Martino mh, purtroppo si naviga a vista in Consiglio Comunale ed è inevitabile dopo anche l'incontro avuto con eh, il partito della Lega che ha deciso di non entrare in giunta dopo eh, le note vicende. Il fatto che eh, ci sono alcuni consiglieri eh, comunali che facevano parte della maggioranza fino a qualche mese fa e adesso sono all'opposizione è evidente che i numeri in aula non ci sono per garantire una tenuta. Eh, innanzitutto buongiorno a tutti. Eh, sì, eh, i numeri sono numeri e sono chiari. Eh, partivamo da una maggioranza molto corposa, eravamo 22 consiglieri, eh, oggi con Conti alla mano siamo 14, in maggioranza ufficialmente la Lega però da quello eh, che mi pare di aver capito eh, deciderà provvedimento per provvedimento se appoggiare o meno eh, i provvedimenti che, arrivano, che arriveranno in aula eh, io ritengo che domani l'assestamento di bilancio abbia degli aspetti importanti importantissimi per la città eh, visto che ci sarà un, un aumento eh, dal punto di vista dei dei soldini, per eh, dirla in maniera molto chiara, sul capitolo strade, visto che ci sarà la questione eh, del, dell'adeguamento inflattivo dell'ATAF e quindi a cascata anche rispetto a ciò che è accaduto precedentemente eh, sull'ultimo sull accordo, sull accordo con i dipendenti. Ci sono aspetti molto importanti che... Eh, io spero inducano eh, gli amici della Lega, ex amici di Civica per la Capitamata a votare in maniera favorevole. È indubbio, però, che eh, dopo questo consiglio comunale, a mio parere, a parere eh, del gruppo di Civica per la Capitamata, che non è, eh, non voglio dire gruppo quando intendo gruppo consigliare, anche perché mi guarderei allo specchio <ride> Senta, e, mi parlerei, mi da, e mi parlerei da solo. Siamo da solo Di Marino. Eh, eravate quattro. Eravamo quattro in destinazione comune e poi siamo ridiventati quattro a ballare la Ligalli, eh, in Capitamata. Rimasto Sono sola. rimasto solo a ballare la Ligalli, in Capitamata. Eh, però ehm, io sto cercando comunque di costruire un gruppo al di fuori perché è comunque un movimento civico e, ed è un movimento che eh, è nato per aprirsi alla società civile, alla gente e ad altri candidati che comunque hanno ricevuto un buon consenso durante le scorse elezioni comunali. De Martino, questa manovra di assestamento inevitabilmente domani aprirà un dibattito probabilmente molto acceso di nuovo sulla questione delle relazioni della Corte dei Conti, l'ultima del, sì, quella diciamo, del, di novembre o dieci giorni prima poi dell'audizione che il sindaco e il dirigente degli uffici eh, finanziari, il dottor Di Cesare, hanno fatto a Bari. Secondo quanto è emerso ci sarebbe di nuovo un disavanzo enorme, una uh, difficoltà a far quadrare i conti. Voi l'avete vista questa? Allora, noi non abbiamo preso ancora visione. Io personalmente ho chiesto agli uffici di prendere visione di questa relazione, quindi non, non posso dirle esprimermi, eh, certo. non posso esprimermi su un qualcosa che non ho visto anche per correttezza sia. Ehm, perso la mia intelligenza nei suoi confronti nei confronti dei telespettatori ho ascoltato eh, in parte la conferenza stampa del consigliere, consigliere di Fratelli, Fratelli d'Italia Giuseppe Mainiero una delle questioni spinose è sicuramente quella eh, del, dell'amica e quindi di tutto ciò che gira intorno alla curatela dell'amica so che eh, ci, sono, ci sono stati degli incontri e continuano ad esserci degli incontri per chiudere diciamo, quel contenuto Inizioso. Bene, uh, andiamo un attimo alle questioni uh, politiche, riprendendo il filo uh, che uh, lei aveva sì. appena accennato. Ha detto: Questo sicuramente è l'ultimo consiglio comunale, ma poi bisogna uh, riguardare un po' le cose perché non è uh, possibile ogni volta verificare sì. in quanti si sarà in aula. È evidente che molto dipenderà anche da che cosa accade a livello nazionale. Certo. La settimana uh, tra Natale e Capodanno. Potrebbe essere la settimana in cui il Presidente della Repubblica scioglie, scioglie le camere. camere e quindi poi si avvia tutta la procedura prevista dalla Costituzione per l'indizione delle sì, sì. elezioni che dovrebbero essere nei, ai primi di marzo, sì, comunque nella prima quindicina di marzo. E questo è diciamo, il quadro che si delineerà sulle elezioni politiche potrà aiutare la situazione locale, posto che poi le situazioni non possono essere mai sovrapposte, le questioni Dopo amministrative no. locali e le questioni nazionali. Ma io ritengo che eh, la linea da seguire sia quella dell'alleanza che si sta stringendo a Roma. Cioè di ricomporre il quadro. Di ricomporre il quadro istituzionale, di superare eh, laddove fosse possibile eh, tutte le divergenze e di ripartire dal programma del 2014 che in parte questa amministrazione ha seguito e in parte nella seconda parte di mandato voglio ricordare che eh, quando eravamo in quattro a ballare l'alli-Galli, eh, mi scuso per questa espressione scherzosa però... Per drammatizzare anche un po', quando eravamo in quattro in civica per la Capitamata abbiamo steso un documento che proprio riprendeva in gran parte eh, quegli aspetti che dovevano essere ripresi dal programma elettorale nella seconda parte del mandato Landella io ritengo che da lì dobbiamo ripartire, dovrebbero ripartire tutte le forze politiche che all'inizio hanno costituito l'alleanza del 2014 ma che soprattutto adesso si apprestano a eh, svolgere una campagna elettorale molto importante e si spera vincente per il centro-destra. De Martino è evidente che sarà molto difficile se non impossibile recuperare amministrativamente Fratelli d'Italia Sì sì, eh, anche per una eh, mia vicinanza ideologica, lei sa eh, perfettamente che eh, io ho appartenuto ad Alleanza Nazionale, al Movimento Giovanile di Alleanza Nazionale, Azione Giovani per tanti anni, è naturale che questo è per me un profondo elemento di dispiacere. Eh, io sin dal luglio del 2016 ho chiesto anche personalmente, anche al di là del mio rapporto come forza politica al Sindaco Landella di cercare di superare eh, quelle che mh, io vedo come sì divergenze politiche, ma partite anche da eh, qualcosa di diverso, da qualcosa eh, di personale. Io eh, ritengo che la stella polare sia il eh, programma del 2014, dobbiamo riprendere da lì. La possibilità invece di ricreare, Cucire o di recuperare invece l'ala fittiana, diciamo? Ma guardi, su questo eh, io ritengo sia possibile eh, sempre seguendo lo stesso ragionamento e in più ci aggiungo anche un'altra cosa: ciò che sta succedendo a Roma. Eh, noi con l'Italia il nuovo soggetto politico volgarmente definito eh, quarta gamba riunirà eh, diciamo alcune forze politiche che sono state nella maggioranza del 2014 e mi riferisco ai eh, Fittiani e quindi eh, al partito dell'ex presidente della regione Puglia e anche a tutto ciò che si muove attorno all'onorevole Maurizio Lupi e quindi eh sì, penso e parte anche al Alternativa... ruolo di alternativa popolare, popolare e di Gian Nicola de Leonardis diciamo, che, che penso ufficializzeranno a breve il, il loro passaggio in questa forza uh, politica. Indubbio che uh, probabilmente l'Andella ha commesso uh, lo stesso errore che è stato commesso anche da altri sindaci, cioè dialogare con i singoli consiglieri e i gruppetti che si erano formati e non dialogare con le forze politiche perché poi i sindaci sono rimasti sempre prigionieri di dinamiche eh, do ut des all'interno della zona. Guardi, io sono, svolgo anche un incarico di incaricato di studi, perché non è, non è il delegato, purtroppo ci sono questi anche termini, eh, termini nuovi, ma eh, sono termini nuovi perché naturalmente non ci sono più i poteri eh, delle vecchie deleghe. Ehm, e svolgendo quell'incarico ho avuto... Eh, un rapporto diciamo eh, diverso con il sindaco che mi ha portato ad una comunicazione anche quotidiana. Però le dico che mai da parte mia eh, ho eh, travalicato eh, le eh, prerogative del mio capogruppo, cioè i ragionamenti e i discorsi che il sindaco doveva fare con la mia forza politica, con il mio portavoce, con il mio capogruppo, li ha fatti con il portavoce Però e è con il capogruppo. C'è stato un momento che anche sul gruppo di Capitamata a un certo punto non si è capito niente prima delle però no, no, è bellissima l'espressione non si è capito, capito niente. niente nel senso chi chiedeva per cosa e per chi perché poi c'è stata anche una spaccatura fra di voi insomma N non Beh, si è noi, capito se allora, c'erano state fughe davanti fughe in cioè, allora, è stata un po' confusa allora, il quadro, quella fase diciamo che è più all'esterno all all'esterno ah, ecco. è avvenuta questa confusione perché in realtà eh, noi eh, avevamo eh, richiesto eh, eravamo partiti da quel documento programmatico. Naturalmente, non faccio eh, mistero. Che era stata richiesta anche la delega ai servizi sociali, la ai servizi sociali e poi c'è eh, stata l'ambarata della delega data questo, non data e del questo, viaggio, diciamo, fantastici sulla, avvenimenti sulla costa garganica. Sì, così, così, così è si stata dice. raccontata. No, no, si dice è, è sicura perché ci sono i testimoni che hanno visto questo viaggio garganico. Ma al io di purtroppo di questo, ero a foggia perché eh, sennò mi non, sarei andata a fare un bagno certo, sulla benissimo. costa. Garganica. Allora, ma al di là di questo c'è un dato politico che ripeto, c'è un'assenza di partiti sì. c'è anche un'opposizione quella di centro-sinistra che secondo me è un problema pri prima di tutto a livello nazionale sì. poi a livello regionale vabbè, poi, poi a cascata, poi a cascata, cascata dire, abbiamo il livello eh, comunale dove in fondo al feudo io ero abituato dire. a vedere e a frequentare le sedi di partito no, vabbè, addirittura, abituato, addirittura a piano strada noi abbiamo un'associazione che è a piano strada proprio per rapportarci è... Con i cittadini, invece adesso si preferisce un altro Così. tipo di politica e ne paghiamo le conseguenze. C'è ehm, questa difficoltà politica, eh, probabilmente il sindaco eh, ha anche gioco facile perché c'è un'opposizione di centrosinistra, quindi quella che è uscita sconfitta dalle urne e non la parte di centrodestra che è diventata opposizione, quindi la parte di centrosinistra che è praticamente, se non debole, inesistente. Eh, io ritengo comunque che cioè, il Partito Democratico sia un partito molto strutturato capito, e che abbia consiglio... espresso anche con il consigliere eh, Marasco, soprattutto e anche con il consigliere De Pellegrino, una linea sì, forte in consiglio, in consiglio comunale, comunale contro alcune cose. Quanto tutta l'opposizione del centro da questa maggioranza? Beh, io non ragionerei sul termine di no, temere. Temuta, perché... no, temere nel senso, insomma, un'opposizione forte può mettere in difficoltà un sindaco ma, che è già in grande ma difficoltà. Ma le posso dire la verità, un'opposizione forte magari fa diventare anche la maggioranza più forte. E questo sto dicendo. Quindi qui magari, una di fondo. magari recuperare anche un, un sano rapporto tra l'opposizione e la maggioranza forse ci fa vedere oltre e ci fa vedere quello che in realtà dovremmo vedere tutti che è il bene comune. De Martino, l'ultima domanda, domani secondo lei insomma, ce la si fa? Almeno i 14 ci sono, no? <ride> sì, no per sì, sapere così sì, ci regoliamo. Sì, sì la maggioranza domani dei 14 ci sarà diciamo sicuramente, ma io che sono sempre fiducioso ed ottimista, ripeto, essendoci argomenti molto molto importanti per la città, Potrebbe non dubito che anche gli amici della Lega, ex amici di Civica per la Capitamata, possano ex votare. Comune, così favorevolmente. La favorevolmente, favorevolmente. No, un, due destinazioni. Comune, uno invece era era uh, NCD, NCD, Alternativa Popolare, Alternativa Popolare, Popolare noi con l'Italia. Sì. Ci Lo vuole so. il, pa non il pallottoliere, ci vuole la Mappa in Consiglio Comunale. Grazie al consigliere Salvatore De Martino Grazie per essere stato in nostra compagnia. Buona vedremo domani che cosa accade in Consiglio eh, Comunale e vedremo il clima se sarà un clima pre-natalizio di auguri e di uh, felicità e serenità o sarà un clima di scontro? Secondo me sarà un clima di scontro. Grazie, arrivederci. Arrivederci.